bello il gol, credo. È stata bella anche l'esultanza perché mi ha scritto un messaggio, ho trovato un messaggio bello dopo la partita di mio cognato che mi ha detto bello il gol, ma ancora più bella l'esultanza. Come emozione è l'emozione più grande, soprattutto perché farlo in una finale nel nostro stadio e andare a esultare sotto un muro umano così è l'emozione assolutamente più grande. Quando ha dato la palla al centrocampista, il terzino loro con le mani ha dato la palla al centrocampista, ho pensato in quel momento che la palla sarebbe un po' schizzata perché il campo era un po' bagnato e quindi sono partito con una frazione di secondo prima che mi ha fatto prendere il tempo e poi da lì, quando ho preso la palla, sono andato, non ho pensato ad altro, cioè ho detto arrivo al limite e tiro. Penso che le immagini vi parlano chiaro, ho preso la palla, fallo, se lui dice che ho fatto fallo, secondo me si sbaglia. Il risultato è stato un pareggio che comunque tiene aperto a qualsiasi tipo di risultato la partita di ritorno e quindi siamo pronti, quello è la cosa più importante e andremo a giocarcela da loro. C'è la pressione comunque giusta di una piazza che vuole ritornare dove merita e quindi ci sentiamo ancora più responsabilità sulle spalle. Io credo che alla fine, poi è vero che le finali si giocano sui 180 minuti, ma ogni partita è una finale a sé, nel senso la finale d'andata è la finale d'andata perché giochi in casa e dovevi cercare di vincere a tutti i costi. Così non è stato, la finale di ritorno è l'ultima partita di questo campionato. Campionato comunque per noi che è stato lungo, difficile e anche emozionante in molte partite e credo assolutamente che la vivremo come la partita della vita, nel senso che comunque noi dobbiamo andare là e dare il 110% e soprattutto prepararci in questi giorni sui minimi dettagli. Ho parlato con Fabrizio questi giorni, in queste ultime settimane. E lui, questa maglia qui, mi raccontava di quello che prova quando indossa questa maglia qui, che sono emozioni che non ha mai provato, anche giocando contro il Real Madrid, contro il Barcellona, giocando in stati importanti. E io credo che Fabrizio Domenica deve essere la nostra arma micidiale. Frosinone comunque ci abbiamo giocato contro 3 volte, una squadra, ho visto anche spesso le loro partite in televisione, la conosciamo come squadra, quindi mi aspetto una squadra sicuramente in casa che giocherà in maniera come ha fatto durante l'anno, un po' più arrembante, perché comunque avendo il pubblico, il proprio pubblico e soprattutto avendo insomma con uno stadio con gli spalti così attaccati così, loro cercheranno sicuramente di partire forte e di partire in maniera arrembante. Questo è quello che ci aspettiamo. È finita 1-1 la partita d'andata, non è finita 2-0 per loro, quindi è ancora tutto aperto e soprattutto ancora se la dovranno sudare, molto. Ogni partita è una partita a sé, sono imbattuti, quindi sicuramente è un dato di cui prenderne atto, nel senso che se hanno sempre fatto bene in casa un motivo c'è, però questa è una finale, insomma, e credo che sarà aperta a tutti i risultati. Io prima devo pensare a fare bene quello che è il mio compito in campo, poi se arriverà un altro gol, saremo felici.